natura, sole, mare, monti. Rendiamo la nostra casa più green. Come? Sostituisci la tua vecchia caldaia con la pompa di calore. Come fare? Vieni all'MVD, potremo consigliarti al meglio. Passa alle rinnovabili, vieni all'MVD. Pensate, potrete fare lavori ed iniziare a pagare dopo 30 giorni. In comode rate. Nella notte a Porto Azzurro, 3 persone al pronto soccorso. Nella palazzina che è stata evacuata abitavano 15 persone. La scomparsa di Pasquale Berti, aveva 82 anni, infiniti i messaggi di cordoglio, non solo Elbani. Controllo fiscale, ma il titolare consegna hashish. Alla vista dei finanzieri, l'uomo ha tentato goffamente di nascondere la droga. Digitali e turismo, il nuovo libro di Andrea Rossi, l'autore, marketing and experience manager di Visitelba, esplora le nuove tecnologie. Previ dall'Elba, torna l'Acciarello, di nuovo 2 i traghetti di Blu Navi in canale. Carapace di Caretta Caretta trovato fra gli scogli dell'Enfola. È in stampa la prima guida della grande traversata elbana. Cinema d'autore, Alzanti è la volta di Adagio di Sollima. Amici e amiche di Elba Press, ben ritrovati con il TG dell'Isola d'Elba, buon inizio settimana. Apriamo questa edizione con la cronaca, c'è stato un incendio ieri notte a Porto Azzurro, 3 persone sono finite al pronto soccorso, la palazzina è stata evacuata, dentro ci abitavano almeno 15 persone, ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Incendio nella notte a Porto Azzurro in una palazzina di 3 piani con 8 appartamenti ed abitato da una quindicina di persone. Le fiamme sarebbero scaturite intorno a 00:30 per cause ancora da accertare, non esclusa quella che il fuoco sia partito da una stufa a pellet. Sul posto l'auto medica del 118, un'autoambulanza della pubblica assistenza di Porto Azzurro, i vigili del fuoco del distaccamento di Portoferraio, i carabinieri, la polizia. Sul luogo dell'incendio nella mattinata anche il sindaco di Porto Azzurro, Maurizio Papi. 3 delle persone che abitano nella palazzina sono state trasportate all'ospedale di Portoferraio in quanto avevano inalato il fumo. Uno dei 3, un uomo, aveva cercato rifugio sul tetto ed è stato tratto in salvo dai pompieri che si sono occupati anche del cane che era rimasto nell'appartamento. Le altre 2 persone, 2 donne, sono state portate all'ospedale per precauzione ma sono già state dimesse nella mattinata di oggi. Nessuna conseguenza fisica per gli altri occupanti dello stabile che sono stati ospitati da famiglie e conoscenti. La palazzina infatti è stata evacuata e resta inagibile. I tecnici di Casal, per proprietaria di 6 appartamenti nella struttura, sono in arrivo sull'Elba per i rilievi e le verifiche. Continuano le indagini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Ed è morto nella sua casa vacanze in Svizzera per via di un malore Pasquale Berti, molto conosciuto in tutta l'Isola d'Elba ed ex sindaco di Marciana Marina, aveva 82 anni. Aveva lavorato presso il Monte dei Paschi di Siena ed era stato militante nella Democrazia Cristiana dal 59. Ha inoltre collaborato nell'amministrazione del sindaco Nello Bonanno ed è stato sempre attivo nella vita
politica e amministrativa di Marciana Marina. Ma non solo aveva fatto ed ha continuato a farlo anche la scorsa estate dell'ospitalità all'Elba un punto di forza, contribuendo in modo significativo anche a far conoscere e valorizzare quest'isola che amava tanto. Pasquale Berti lascia la moglie e due figli, Benedetto e Alberto. Dalla notizia della sua scomparsa veramente numerosissimi e sentiti sono stati i messaggi di cordoglio anche istituzionali e provenienti non solo dall'isola d'Elba. Alla famiglia ovviamente e a tutti coloro che lo conoscevano e lo amavano vanno le condoglianze di tutta la redazione di Elba Press. E torniamo adesso alla cronaca e parliamo di Guardia di Finanza, perché c'è stato un controllo fiscale, ma il titolare, alla vista delle forze dell'ordine, ha consegnato la droga. Vediamo il servizio. A volte, pur da un semplice controllo fiscale, possono scaturire risultati diversi e trasversali. Questo è quello che è successo ad una pattuglia di finanzieri della compagnia di Portoferraio nel corso di una classica attività di controllo fiscale. Al momento di effettuare il consueto accesso ai fini fiscali presso un'attività commerciale in un negozio di articoli per sport e tempo libero, i militari, in abiti borghesi, come previsto, si sono presentati al titolare dell'attività evidenziando l'avvio di un'attività ispettiva. Evidentemente la controparte ha ipotizzato si potesse trattare di un controllo antidroga e ha iniziato la presenza dei militari a tentare di nascondere, pur in maniera goffa, un qualcosa dietro il bancone, armeggiando con documenti e altro. La pattuglia dei militari gli ha quindi intimato di evitare di nascondere ed occultare alcunché e anzi di esibire chiaramente ciò che avesse. L'uomo, quindi, prima ancora che i libri contabili, ha esibito alcuni grammi di hashish. L'attività, quindi, si è conclusa con la segnalazione del soggetto al prefetto per detenzione di stupefacenti ad uso personale. Il controllo fiscale, invece, proseguirà per le prossime settimane. E parliamo adesso di media digitali e il tema del nuovo libro di Andrea Rossi di Visitelba. Vediamo il servizio. Sono lieto di annunciarvi che ho pubblicato il mio nuovo libro Media Digitali e Turismo. Il libro è un viaggio nel mondo dei media digitali e parla di tutte le tecnologie più attuali per il turismo. Tra queste l'intelligenza artificiale, la robotica, i big data, la gamification, la tecnologia blockchain e molto altro. Media digitali e turismo, innovazione nella comunicazione e nelle esperienze personalizzate. Il nuovo libro di Andrea Rossi, Marketing the Experience Manager di Visitelba e docente universitario. Questo volume rappresenta l'evoluzione del precedente lavoro, Comunicazione digitale per il turismo, uscito nel 2022, con una riscrittura e un aggiornamento dei primi 6 capitoli e l'inclusione di 13 capitoli inediti e 2 appendici nuove, portando il libro ad un totale di oltre 600 pagine di contenuti aggiornati. Un'opera che esplora le nuove tecnologie che stanno rivoluzionando il turismo in generale. Media digitale e turismo si basa su una ricca analisi bibliografica e sitografica e fornisce una base teorica unita a pratiche reali e attuali. Invito tutti quanti a leggere il mio libro e a farmi sapere i vostri preziosi pareri. Un libro dedicato ai professionisti del turismo e dell'ospitalità, ma anche a studenti appassionati di innovazione, marketing e comunicazione. E adesso è il momento delle nostre brevi dall'Elba. Torna a navigare l'Acello, il traghetto Blu Navi in cantiere dallo scorso 6 febbraio per alcuni lavori di manutenzione. Da domenica 18 febbraio, quindi, sono di nuovo 2 le navi della compagnia di navigazione Elbana in servizio nel canale di Piombino, cosa che ridurrà i disagi degli utenti elbani. Trovate gli orari delle corse su www.elbapress.it, sul sito della Blu Navi e su booking.com. Un carapace di Caretta Caretta è stato trasportato dalle onde del mare fra gli scogli del Nenfola. La segnalazione è arrivata da un nostro lettore nella mattinata di domenica 18 febbraio. Le condizioni e la posizione del guscio della tartaruga marina fanno pensare che si trovi lì già da qualche giorno, mentre è difficile da un primo esame anche solo ipotizzare la causa della morte e dello spiaggiamento. È in stampa la prima guida ufficiale della Grande Traversata Elbana, scritta da Michele Cervellino e da Francesco Stea per Terre di Mezzo, storico editore specializzato in guide e cammini, con il logo del CAI Elba.
La guida verrà presentata in anteprima a Milano a Fa la cosa giusta, fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Nel libro, una prefazione curata da Umberto Mazzantini di Legambiente Arcipelago Toscano, un testo sul santuario delle farfalle curato da Ornella Casnati e ancora inserti naturalistici, foto, commenti e suggerimenti preziosi a cura del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Domani, martedì 20 febbraio alle 21, nuovo appuntamento con i Martedì d'Autore al Cinema Nello Santi di Portoferraio. In cartellone Adagio, l'ultimo film del regista Stefano Sollima. Dopo la morte della madre, il giovane Manuel vive col padre anziano dal passato criminale che ora sembra non esserci più con la testa. Il ragazzo viene ricattato per una storia di festini e si rivolge quindi ad un ex compagno del padre per fare da intermediario con un carabiniere corrotto che non può perdere i soldi promessi. Un thriller ambientato in una Roma cupa e tenebrosa con un cast di prim'ordine, fra gli altri Adriano Giannini, Toni Servillo, Pierfrancesco Favino e Valerio Mastandrea. Bene, con le nostre brevi è tutto, vi ringraziamo di averci seguito e vi invitiamo come sempre ad andare sul nostro sito www.ilvapress.it per non perdervi neanche una notizia della nostra Isola d'Elba. Grazie e a domani.